Abbassa il telefono, inizia l'intervista, non so, toglilo proprio. Siamo al Teatro Golden, sì, una commedia divertentissima, va spiego in due parole, allora, no? Seguitemi. C'è sta lui, che gli piace lei, è amico con lei, che però gli piace lui. Ma è una poi dopo, aspetta, fammi finire la trama. Poi dopo chiama lei per lui, che però è amico, e quindi ti dà un consiglio con lei, mentre arriva lei, lei, e lui c'ha paura che arriva lei con lui, e dopo alla fine loro cioè, ma perché lo dovevo far finire? Perché ancora non ha finito loro, e sono loro, Oh, un po' da mie risate, una favola, nemmeno io non ho capito ancora. Se ci potessi ascoltare l'autore di questa commedia, veramente. E invece hai noi, capito? Sintesi proprio, sintesi. Ah, estrema sintesi. Estrema sintesi. Ma non chiaro. Io ho capito tutto, Non chiaro. Chi è? Allora, prego. Lui. Ma ormai diciamo la trama è stata assodata. È inutile parlare della storia. Anzi, hai svelato pure troppo, la gente magari sarà anche meno invogliata a venire a teatro, però sanno che è al Teatro Golden, sanno che lo spettacolo si intitola, lo sai questo? Sali o scendo? Che vuol dire? Bravo, visto. Secondo te perché l'autore ha scelto questo titolo per racchiudere questa storia? Perché c'è sta lei. Che sta con lui. C'è lui è vero. Che aspetta lei. Con lei che la chiama, e quindi che faccio? Vado con lei o lei? Allora, lui sarebbe Attilio. Attilio è. Vabbè, ma io non volevo dirlo. Diciamo. Noi siamo per la trasparenza. Attilio è lui. Dobbiamo dirlo. Lei chi è? Lei, ci sono varie lei, come potrai anche dedurre. Troppe lei. Allora, diciamo che c'è, allora, una lei che è presente dinanzi a un citofono, ostruisce il citofono e ostruisce gli obiettivi del protagonista. Ma è lei o lei? È così, è lei. No, è lei. No, perché lei è quella che aspetta lui. E non lo assecondare, Capito, ci avete voi un vostro codice. Lo stesso psicologo. Perché ci vediamo insieme. Lo paghiamo a metà, però. Sì. Vabbè. Mi fa piacere. Quindi lei è Roberta Mastromichele, che è disperata. È disperata poiché il suo fidanzato è sparito da una settimana. E sono io. Ed lui, il nostro Gianluca Cortesi, che lo avete già visto da qualche parte. Sì, ha fatto un porno quest'anno. Esatto. Però c'aveva la benda. Come dice? Sì. Questa che l'altro anno l'ha fatti. Due, ne ha fatti due. Sta calando. La vuole eterno. Perché da un po'. È la tenuta si spezza. Sì. E quindi lei sta facendo le poste al suo fidanzato, ma è un po' codarda, soffre un po' di codardia. Perché? Perché l'uomo, quando è circondato da altri suoi simili, ovvero altri uomini, si fa forte e non è sincero. Per cui lei ha paura che lui, avendo degli amici a casa, fa il gradasso e dice no, ma io non ti amo, e invece lei vuole beccarlo da solo. Ed è proprio psicologo con noi, per questo motivo. Psicologo con noi, vieni, come Francesco. È proprio per questo motivo che Attilio viene coinvolto, avviluppato, direi, nella storia di sé. Certo. Poi a un certo punto arriverà un momento che segnerà, diciamo, una sorta di turning point, che sarebbe il punto di svolta di questa storia. E il punto di svolta, signori, è interpretato anche questa volta da Francesca Milano. Sono sempre il punto di svolta, generale. Entra lei, la commedia inizia così, a fare prima stava così, poi una curva. Quindi entra perché lei è la terza in bella curva che ci ha avuto lui. Attenzione! Lo vedi com'è attento. E poi dici, oddio, guarda che c'è. C'è lei. Scusa, l'ho girato proprio fisicamente, l'ho preso, l'ho voltato, si è creata questa confidenza da macchina. È un po' manesco. E lei è la donna della mia vita, colei che definisco la futura probabile madre dei miei figli. Per quale motivo io dico questa cosa? Venite al venite al Teatro Golden tutti insieme, San Valentino, ragazzi. Fino a San Valentino vi aspettiamo, perché veramente la gente poi è contenta. Però dici venite, no, e fidatevi di questo, cioè è un, sì, una no, cosa di come fiducia. Di no, cioè oste come ardino è buono, però non è perché è buono. Ma te adesso te ne vai o te lo vedi?
io me lo vedo, cioè ho fatto tutto sto casino, lui, io l'ho spiegato bene perché c'era lui che no, c'era lui che c'era lei, no, perché lei era lui, perché lui era lei, perché lui era lei e lei lui